l'importante sarà creare leggi che servono ai veneti, creare situazioni per cui i veneti ci hanno chiesto, appunto anche in questa campagna elettorale, ma ce lo stanno chiedendo da sempre, di avere una regione ancora più efficace e efficiente, anche se siamo una delle regioni più efficienti d'Italia, di avere una regione che dia risposte ai problemi dei cittadini. Ed è una cosa che comunque la regione Veneto ha sempre fatto, ma mi auguro e spero che con questo nuovo clima lo farà ancora meglio nei prossimi. Parla di Cattelan, non può dire due parole? Maurizio Cattelan, come ho citato gli altri artisti appunto durante questa mia presentazione, rappresenta sicuramente in questo momento una specialità del Veneto, un'eccellenza del Veneto nell'arte moderna, che sta facendo parlare bene Cattelan e del Veneto in giro per il mondo, quindi andava citato al pari di altri artisti che hanno dato il lustro al nostro territorio, quindi assolutamente calzante e mirato come intervento e come citazione. E non sarebbe male se un giorno vedessimo una performance, se possiamo chiamarla così, dentro il palazzo. Questo palazzo resterà sempre più aperto ai cittadini, sarà una cosa che noi renderemo disponibile e per chi vorrà esporre, per chi vorrà utilizzare gli spazi pubblici del Ferrofini, da parte nostra massima apertura, perché riteniamo questa è la casa dei Veneti e deve essere sempre aperta ai Veneti e anche ai non Veneti che vogliono capire meglio il Veneto.